Lazio, Spezia, Milan, Torino, Cremonese, Bologna, Roma, Sassuolo e Atalanta. 9 vittorie consecutive. 9 vittorie consecutive. Il cammino del Napoli fa paura. Un Napoli che vince anche nel campo dell'Atalanta a Bergamo. Un Napoli che vola sempre di più verso il primato, verso lo scudetto. Se quest'anno non lo vince il Napoli, non so qual è l'anno del Napoli. Una partita oggi che si può dire spettacolare dir poco, una partita che secondo me, il mio parere, il risultato migliore era il pareggio, perché tutte e due squadre hanno fatto partite, hanno fatto azioni di gol. L'Atalanta è andata in vantaggio con Lokman al 19esimo, un calcio di rigore per il tocco di mano di Osimhen, ma subito dopo 20 minuti c'è un calcio d'angolo, lo battono fra Elmas e Zelisk. Zelisk pallone a cross e primo gol di testa di Osimhen, che con questo gol diventa capocannoniere con 8 gol in campionato. Ma il Napoli non si ferma, addirittura al 35esimo va in vantaggio con una bella azione di contropiede. Osimhen lotta uomo, contro uno che di lotte se ne intende Demiral, e lì riesce a battere Demiral, lo supera, lo cross, Elmas si porta il pallone sul destro che poi segna il 2-0. È stata una battaglia, azione dopo azione, azione dopo azione, ma soprattutto l'Atalanta non è riuscita a avere ha avuto tante occasioni, tante occasioni, ma non è riuscita ad appareggiare. Addirittura al 56esimo prende a traversa con Lokman, poi con Zapata sfiora il pareggio. Poi c'è stato un tiro alla fine con Scaldini, che si fa come difensore, difende a posto del Napoli, ma soprattutto un Napoli devastante. Complimenti alla squadra di Spalletti. Andiamo a vedere le statistiche. Tiri totale 17-7, tiri in porta 4-5, possesso palla 46 a 54, passaggi 451 contro 554, precisione dei passaggi 79-82, falli 10 a 9, una partita molto fallosa che poi vedremo nel finale. Ammonizione 5 a 1, fuorigioco 2 a 2, calci d'angolo 5 a 2. Un'Atalanta che non ha demeritato questa partita. Secondo me, come ho sempre detto, come ho detto, il pareggio è il risultato più giusto, perché tutte e due squadre hanno giocato, tutte e due squadre meritavano il pareggio, perché il Napoli ha giocato, ma anche l'Atalanta ha preso una traversa, ha avuto altre occasioni, ma soprattutto però il problema è che se tu il pallone lo butti dentro non può fare niente. All'ultimo pure quei subentrati, Zapata, Milinkovic, De Rom, Boga, addirittura ha messo pure Boga per la disperata, ma il Napoli ha retto. La difesa del Napoli con Olivera, Juan Jesus, Skin e Di Lorenzo ha difeso. L'arbitraggio, anche secondo me l'arbitraggio è stato penoso, scandaloso. Non si è capito, c'è stato un problema per vedere all'ultimo c'è stata una protesta, ci sono stati tutti i cambi, poi durante il recupero non si sono fermati 2 minuti, 2 minuti non cambiava niente, il risultato non cambiava, però c'erano 2 minuti a recuperare in più, tu non li hai recuperati. Ma la cosa bella è che quando l'arbitro Muriel ha fatto un post molto divertente, ha detto: se devi mettere la pasta alle 8, non vai ad arbitrare un tipo di questo, un posto molto divertente. Ma c'è poco da ridere, questo Napoli fa paura, questo Napoli fa paura. E l'unico problema del Napoli qual è? Questi 3 mesi di stop, novembre, dicembre e gennaio. Questi potrebbero essere una pietra tombale sul Napoli, o potrebbe essere un po' lo sprint per portarla alla vittoria decisiva, perché una vittoria in questo momento sul Napoli è davvero poco quotata, perché un Napoli che gioca bene così
Se non vince il Napoli questo campionato, chi lo dovrebbe vincere? La Juventus che fa pietà, l'Inter che fa più schifo della Juve, o il Milan, o l'Atalanta. Il Napoli che in questo momento sta facendo un calcio spettacolare. E l'unico problema di questo Napoli, perché noi parliamo delle, sì, le altre squadre stanno facendo pietà, però più schifo di così non possono fare. Il Napoli in questo momento è una condizione atletica e fisica di testa superiore agli altri. Ora si ferma 2 mesi, non so se poi a gennaio riavrà questa condizione fisica, che è tutto quello che sta facendo, perché sta avendo una condizione fisica superiore agli altri. Un applauso a Spalletti, finora è la squadra imbattuta nei campionati insieme al Paris Saint-Germain. In Europa non è rimasta imbattuta, perché ha perso immediatamente contro il Liverpool, ma un Napoli che in questo momento è da scudetto, un Napoli che in questo momento è la candidata numero uno allo scudetto. Ci sono 6 punti dal Milan, 7 punti, oh, mi sembra 6 punti dal Milan, 8 punti dall'Atalanta, che il Milan deve ancora giocare. Ma una cosa è sicura, questo Napoli fa paura. E cosa dobbiamo dire? Solo complimenti a Spalletti, alla società e ai giocatori. La sosta non lo so, perché non so, ma se ero un mago mi sarei giocati su Superenalotto. Ma la cosa fondamentale è che in questo momento la speranza degli altri società è proprio la sosta mondiale. Talmente il Napoli è forte, è superiore. Le altre squadre sperano in questi 2 mesi perdere la preparazione fisica. Non lo possiamo sapere, perché solo chi morirà, vediamo quel proverbio, non mi ricordo neanche com'è. Ma una cosa è sicura, complimentissimi a questo Napoli. Davvero complimenti alla squadra di Spalletti. Non c'è proprio niente da dire, solamente complimenti. Ha fatto 9 vittorie consecutive, mo la prossima martedì con l'Empoli e poi con l'Udinese, io penso che arriverà a 11 vittorie consecutive, perché con tutto il rispetto, un Empoli in queste condizioni, un Udinese che sta scendendo così rapidamente, non penso che possano fermare questo Napoli. E che dire, complimenti a Spalletti. I tifosi del Napoli si toccheranno tutti quanti nei video che vedono in tutto il mondo, perché in questo momento il Napoli è solo d'applauso. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere aggiornati su tutto, andate sul mio canale Instagram The One TV, sul mio canale Facebook The One TV per essere aggiornati su tutto. Ciao, alla prossima, e domani ricordiamo che ci sarà il derby Lazio-Roma e soprattutto c'è in Juve-Inter. Ciao!